Buonasera e benvenuti a Rebus Questioni di Conoscenza. Abbiamo chiuso la scorsa puntata, la scorsa settimana, chiedendoci fino a che punto è disposta a spingersi l'industria bellica per testare la propria tecnologia. È possibile che sia disposta ad invadere anche gli spazi civili? È possibile che questa sia un'interpretazione verosimile da dare al fenomeno, al presunto fenomeno delle scie chimiche? Oppure si tratta semplicemente di una visione paranoica, quella delle scie chimiche? È appunto quello che vogliamo cercare di capire questa sera, dando proprio questo titolo alla puntata, Scie chimiche, quale verità? Vi presento subito gli ospiti con cui affronteremo questa questione questa sera. Vi saluto e li ringrazio per aver accettato il nostro invito. Sono Rosario Marcianò, informatico, studioso da alcuni anni ormai di scie chimiche, e Giorgio Pattera, biologo, uno scienziato. A lui chiederemo anche di darci qualche spiegazione in più, proprio dal punto di vista scientifico, delle indagini che si stanno svolgendo. Indagini che potremmo definire, fino a questo punto, di natura amatoriale, perché manca forse l'impulso di una vera e propria commissione d'inchiesta che abbia la levatura di una istituzione che faccia chiarezza. Andiamo con ordine però, perché queste domande, le domande che ci poniamo questa sera, che si pongono in tanti da molto tempo, se le pongono in molte nazioni in giro per il mondo, compresi gli Stati Uniti. Allora vediamo questo estratto dal documentario di Discovery Science che tratta proprio delle chemtrails. Vediamo. I testimoni oculari e i ricercatori che credono nelle scie di condensazione ritengono che queste non svaniscono più in pochi minuti, come facevano un tempo. Rosalind Peterson è una di queste persone. Vive nei pressi di San Francisco. Quando lavorava per il Dipartimento dell'Agricoltura della California, monitorare i problemi ambientali faceva parte del suo lavoro. Ho cominciato ad osservare le scie insolite nel 2002. Fu un amico a farmele notare. Mi portò fuori dal suo ufficio e cominciammo a guardare queste persistenti scie di condensazione. Rosalind pensa che ci potrebbe essere un collegamento tra queste persistenti scie di condensazione e le denunce di contaminazione chimica dell'acqua sporte in varie comunità della California. C'erano dei livelli elevati ed insoliti di sostanze chimiche e metalli pesanti. Bario, alluminio, manganese, magnesio, zinco. Il mio sospetto è che questo inquinamento sia dovuto a qualcosa che viene rilasciato nell'atmosfera. Rosalind ha creato un'organizzazione chiamata California Skywatch. Il gruppo studia le scie di condensazione e controlla la qualità dell'aria. Ho cominciato a documentare quello che vedevo. Scattavo foto quando ero in pausa, durante l'ora di pranzo. Ho cominciato davvero ad arrabbiarmi perché i nostri bei cieli blu non sono più blu, ma sono coperti da una bianca foschia che poi si trasforma in nuvole artificiali che bloccano la luce del sole. Mentre approfondisce la ricerca, Rosalind scopre che non è la sola ad avere questo sospetto. Centinaia di siti web rivelano che le persistenti scie di condensazione sono diventate un problema mondiale. A quel punto ho cominciato a fare ricerche su internet e sui siti delle agenzie governative come l'EPA, NOAA, la NASA, l'aviazione degli Stati Uniti. Sono venuta a sapere che stavano effettuando molti test sul riscaldamento dell'atmosfera. Ho scoperto che c'erano molte apparecchiature che potevano lasciare questo tipo di pennacchi persistenti e che potevano spargere prodotti chimici. Secondo alcune persone, nel combustibile degli aerei si stanno mettendo degli additivi che contribuiscono al persistere delle scie di condensazione. Si ritiene che queste scie di condensazioni chimiche rappresentino una minaccia per la salute pubblica e che esista un diffuso piano di geoingegneria mondiale. La geoingegneria è la manipolazione artificiale dell'ambiente terrestre su vasta scala. Agli inizi del 1990, il fisico teorico americano Edward Teller è uno dei primi scienziati a presentare un esperimento che riguarda il riscaldamento globale. Ipotizza che l'ossido di alluminio potrebbe essere iniettato nella parte più alta dell'atmosfera. Questo agirebbe come dei minuscoli specchi che devierebbero una parte dei raggi del sole nello spazio. Per la cronaca corre l'obbligo ricordarlo che recentemente John Holdren, che è il consulente del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, proprio in campo scientifico,
parlando appunto della richiesta fatta da Obama stesso di correre ai ripari per quanto riguarda l'allarme del riscaldamento globale, ha detto testualmente: l'amministrazione Obama ha discusso la possibilità di utilizzare la geoingegneria sul clima della Terra per contrastare il riscaldamento globale. Una delle opzioni più radicali prevede l'immissione di particelle nella parte più alta dell'atmosfera per riflettere i raggi del sole. Questa affermazione rivela come in effetti si sia in possesso della tecnologia per tentare, forse, di controllare il clima. È una postilla interessante, soprattutto fondamentale per l'argomento che stiamo per trattare. Ma prima di andare avanti, prima di cercare di capire che cosa distingue una scia di condensazione da una ipotetica scia chimica, prima di capire sulla base di che cosa si fondano i sospetti, Marcianò, io vorrei che rispondesse lei a questa domanda, e cioè quella che si pone la puntata stessa questa sera. Scie chimiche, quale verità? Qual è la verità? Ma potrei riassumere tutto in poche parole. Partendo dalla storia, dall'invenzione, secondo il mio potesto parere, ma anche secondo il parere di oltre 650 scienziati nel mondo, che l'effetto serra, cosiddetto, ma più chiaramente l'effetto atmosfera, provocato dal CO2, è una sorta di copertura per le sperimentazioni di geoingegneria che sono già in atto da diversi anni. E poi, concludendo, se viene proposta la diffusione di biossido di zolfo, non si farà altro che peggiorare la situazione, perché il biossido di zolfo non aiuterà assolutamente a diminuire l'effetto atmosfera, ma piuttosto ne aumenterà gli effetti. Matera, quello che dice Marcianò è assolutamente sconvolgente e appare fantascientifico, quasi il frutto della sceneggiatura di un film hollywoodiano, potremmo dire, dei più avveniristici e drammatici. Il punto è questo: sulla base di quali dati scientifici si fondano i sospetti che dietro quelle che vediamo quotidianamente, le scie di condensazione degli aerei, si possa in realtà nascondere una sperimentazione collegabile alla tecnologia militare o alla tecnologia di controllo del clima? Quali sono i dati scientifici? Di dati scientifici ce ne sono di due tipi. Innanzitutto il dato obiettivo. Anche ad occhio nudo, a una persona sprovveduta in questo campo, appaiono nettamente le differenze tra una scia di condensazione cosiddetta normale, cioè di un aereo a propulsione jet, e una scia sospetta, non chiamiamola ancora chimica, sospetta. Le scie normali, di condensazione normale, cioè il raffreddamento, la condensazione dell'anidride carbonica nell'alta atmosfera e a bassissime temperature, occorre meno 40 per formare una scia, e a una quota tra i 9.000 e i 12.000 metri. Se queste scie sono normali, spariscono in pochi secondi, raramente in qualche minuto. Sono continue, sono lineari, sono relativamente ristrette. Matera, però ammetterà una cosa: è vero che 7.000 anni fa alcune civiltà con l'osservazione ad occhio nudo sono state anche capaci di mappare stelle lontane anni luce da noi, però oggi forse individuare dati scientifici sull'osservazione a occhio nudo appare un po' debole e forse inefficace? No, diciamo che la prima avvisaglia: occorre osservare un fenomeno insolito per poi studiarlo. Dopo vengono le analisi delle polveri che ricadono a terra. E quali sono queste analisi? Le analisi vengono fatte o sui filamenti che in qualche caso, per nostra fortuna, sono caduti al suolo immediatamente dopo il passaggio di stormi di questi aerei, tra l'altro privi di contrassegno, quindi possibilmente, probabilmente militari, ma possibilmente anche civili, ma senza contrassegno di identificazione e senza piano di volo, senza transponder quindi. E questi filamenti sono stati analizzati da noi e anche da altri, e poi sono state fatte analisi sull'acqua piovana immediatamente della precipitazione. Riscontrando che cosa? Riscontrando nell'acqua piovana degli elementi cristallini che sono assolutamente sconosciuti e non presenti in un'atmosfera normale. Sono bario, almeno parlo di quelli che abbiamo trovato noi a Parma, sono bario, alluminio, quarzo e titanio. Non potrebbero derivare semplicemente dall'inquinamento?
potrebbero derivare dall'inquinamento, ma non in consistenza, in concentrazione elevatissima quale l'abbiamo rilevata noi, e soprattutto non in concomitanza di causa ed effetto così stretto, cioè passaggio di aerei, presenza di scie, ritrovamento.